po' più ampio. Io credo che il ragazzo si farà nel tempo perché è molto Fusaro. Giovane, sì. Questa, classica frase cupone questa, che usano no, gli guarda, anziani. Guarda, guarda, no, io sono anziano. Questa salva la vita. Questa la portano i nostri infermieri negli ospedali. Questa la portano i chirurghi mentre ti operano. Aspetta, fermo. Assembramento, fascismo è una cosa. Oggi l'assembramento significa possibilità di trasmettere il virus a qualcuno vicino a te. Non ha nulla a che fare con la politica, si chiama semmai politica sanitaria, si chiama rispetto nell'uso della mascherina e nell'evitare il contagio di chi è davanti a te. Non ha nulla a che fare, cioè quelle cose che tu hai detto, perdonami se ti critico, ma non hanno senso. Cioè, per rispetto, tanto ma posso darti anche del lei o darvi del lei, non ha assolutamente senso. Ma lei è un politico, senso. Può usare il tono così. Ma però... puoi darmi del tuo, guarda, mi faccio no, dare io il tuo do tutti, del lei guarda. Per educazione, ma guarda, guardi, andiamo al di là del lei, vediamo se i giovani se la tiene per guarda, sé. Guarda, a me danno del tu tutti e possono darmi del tu tutto anche tu, non è un problema, però dire che l'utilizzo della mascherina, evitare gli assembramenti e quant'altro è... un atto fascista. Che andiamo indietro di diversi anni mi sembra francamente una follia. Se vuole glielo spiego, l'ha scritto anche il filosofo Giorgio Agamben, se lo conosce, ha scritto testualmente... No, guarda, se mi lascia io se finire... fossi in te leggerei qualche libro di medicina. Perfetto. Per capire un po' di salute pubblica. Lei lega un po' di filosofia, basta un po' di filosofia allora. Ci leggiamo a vicenda allora, d'accordo? Ecco, allora prego, Fusaro. In sostanza, quello che sta avvenendo, è ovvio che è la narrazione perfetta dire ti proteggo la vita e ti impedisco di fare gli assembramenti, ottieni lo stesso risultato di un regime dicendo però che mi proteggi la vita, d'accordissimo, è proprio lì la narrazione. Attenzione, la mascherina, che io come vede rispetto la legge criticandola alla maniera socratica, le dico una cosa che è evidente, l'ha detto Galli, l'ha detto Crisanti, che all'aperto, se si è soli, è di dubbia utilità. Sul Corriere della Sera l'altro giorno Villani del CTS ha detto che all'aperto, da soli, forse scientificamente non serve, ma è un segnale. Cosa vuol dire un segnale? Che tipo di segnale è? È il segno che ci riconosciamo in un potere? È il segno che ci riconosciamo sudditi di una nuova forma di regime? Cos'è il simbolo? No, è un segnale, significa, se è un segnale, significa questo. Io porto la prudenza. Mascherina... perché sono prudente, punto. Ma se non serve, prudente... Ma all'aperto da solo non serve, ma se da solo incontri un'altra persona, la mascherina serve. La metterai quando la incontri, la logica per la contraddizione che non lo consente. Si vede perfettamente che molti non seguono questa regola, ed è un problema. Allora...